Nella sala del Consiglio federale della FIGC di Via Allegri in Roma sono stati presentati i campionati nazionali professionisti delle categorie allievi e giovanissimi per la stagione sportiva 2009-2010. Un appuntamento importante per il nostro calcio giovanile che ha visto la partecipazione di tutti i vertici federali, a partire dal presidente Giancarlo Abete. I campionati, che prenderanno il via il prossimo 20 settembre, vedranno impegnati complessivamente 112 club di Serie A, Serie B e Lega Pro, che si contenderanno lo scudetto conquistato nella scorsa stagione dalla Fiorentina negli allievi e dall'Inter nei giovanissimi. 110 saranno le squadre che parteciperanno al campionato nazionale allievi professionisti, 20 sono le squadre appartenenti ai club di Serie A, 22 i club di Serie B e 68 i club di Lega Pro. 103 invece le squadre del campionato nazionale giovanissimi professionisti, con 20 squadre di Serie A, 22 di Serie B e 61 di Lega Pro. Il fischio d'inizio per il campionato nazionale giovanissimi è fissato per il prossimo 20 settembre, quando scenderanno in campo le squadre appartenenti ai primi gironi. I restanti gironi, insieme al campionato nazionale allievi professionisti, invece prenderanno il via il prossimo 27 settembre. Ai nostri microfoni le dichiarazioni del presidente della FIGC Giancarlo Abete. Un commento su questa giornata? Presentazione dei campionati, allievi giovanissimi professionisti, una bella partecipazione di società, non solo dell'A e della B, ma della Lega Pro, e quindi dei numeri in crescita sul versante della partecipazione rispetto agli anni passati, che ovviamente sta a testimoniare che le società professionistiche di prima e seconda divisione puntano molto sui giovani e sulla valorizzazione dei vivai.